Cupallone, no, è un'altra cosa. Amici del Circuito Elite, buonasera e benvenuti al Centro Sportivo Urbe Tevere per la decima giornata della Serie A d'Elite in campo. A breve lo scontro tra titani, tra la prima e la terza della Serie A d'Elite, lo scontro tra il miglior attacco e la miglior difesa, lo scontro tra lo Sporting Roma e la Montagnola. Allora può fischiare l'arbitro, conta i passi, Lampert di collo esterno, traversa riga, la palla non è entrata. Ripartire allora Ciccalotti, uno contro uno contro Fox, bravissimo il 77 a recuperare sull'esterno, ancora per Zap, eccolo il cross forte sul secondo palo messo fuori da Capitanciolli, sui piedi però di Suarez che stoppa col petto e può liberare l'arcobaleno a giro, a sfiorare il palo. Pompili, tutta la calma del mondo a girare su Makarenko, cambia fascia, splendido verso il solo, solissimo Suarez che può puntare Kosmai, va sul destro Suarez, la tocca per Istrati, eccolo il vantaggio dello Sporting, è meritatissimo al dodicesimo. Istrati dal limite dell'area fa 1-0. In campionato oggi autore anche dell'assist che sta dicendo l'incontro Anastasi, eccoli il cross in area per Ciccalotti, un passaggio a Gligor, rimessa la laterale di Bezzi in area di rigore, palla che in qualche modo stava entrando in porta perché Bugura ha completamente sbagliato il tempo di uscita. 7-4 in barriera per Bastesin, fischia l'arbitro, va Pompili, la batte, uguale deviazione, Bastesin questa volta con i pugni riesce a salvarsi. Allora fischia l'arbitro, può andare Ciccalotti a giro sul primo palo a sfiorare l'incrocio, decisamente l'azione più pericolosa per la Montagnola. Battuta forte sul primo palo, la spizzata di Colacicco, palla che rimane lì per il pareggio di Roscioli in mezza girata, 1-1 allo scadere del primo tempo, ha pareggiato Roscioli. Lancio sull'esterno di Ciccarotti, a cercare la sponda di Anastasi, che è buona per il piattone di Coffa, l'ha ribaltata la Montagnola, 2-1, ha segnato Coffa. La gara era nervosa, si aspettava tutta la partita così. Eccolo il cross, forte, in area di rigore, colpo di testa proprio di Coffa, davanti al portiere, che con il ciuffo non è riuscito a inquadrare la porta. Fischia l'arbitro, va Istrati di potenza, Bastesin ancora con i pugni. Vivola poi Gabrielli, può ripartire allora Bugur rilanciando il pallone, buca l'intervento Scioli, e Istrati è da solo, è davanti a Bastesin, Istrati, palo clamoroso di Istrati e poi Bastesin si accartoccia sulla sfera bloccandola. Va a terra con la Cicco, l'abbiamo lasciato giocare. Allora Suarez può andare fino in fondo a mettere il pallone dentro, non c'è nessuno per andare di rigore. Suarez, cross dentro, a rimorchio per Foxa, che l'ha ciccata sui piedi però di Matkulov, deviazione, l'ha bloccata Bastesin. Rimessa lunghissima, Bugur di testa, di testa anche Zap, combatte il numero 11 contro Cioli, ancora l'11, spalle alla porta, in area di rigore, può girarsi sul mancino, cross con l'esterno, poi sul secondo palo per Matkulov, se l'è divorata, se l'è completamente divorata Matkulov, a 10 secondi dalla fine. Vediamo se c'è tempo per andare in verticale di Kovalishin, l'arbitro guarda il cronometro, fischia tre volte, Sporting Roma 1, Montagnola 2, allora aspettando il risultato della CRC, la Montagnola si avvicina allo Sporting primo in classifica, va a 22 punti, rimane a 24 lo Sporting, ricordando anche che la Montagnola ha una gara da recuperare proprio contro la CRC. Da noi è tutto, alla prossima!